Dalla redazione di Cannalonga per l'evento Notti di Mezz'estate, Annalisa De Marco e Daniele Romualdi per Cilento Channel. Signora, buonasera, che cosa ci propone di buono al suo stand? Tutti dolci di produzione propria, a base di un po', c'è cioccolata, mandorle, limone, i cannoli. E stasera è l'ultima sera, quindi c'erano gli struffoli, altri prodotti tipici del nostro Cilento. Siamo qui con un altro stendista. Buonasera. Buonasera. Allora, ci presenti un pochino che cosa state preparando di buono qui? Sì, allora noi stiamo preparando, facciamo le pizze cilentane, bianche e rosse con origano, aglio, olio, come si faceva un tempo. Poi abbiamo l'antipasto, che lo proponiamo anche alla fiera, con capicollo, prosciutto, soppressata, salsiccia, pancetta e formaggio. Poi facciamo due piatti squisiti, la cusutola di vitello con contorno fagioli e il cinghiale, una specialità che raramente si trova, con sempre contorno di fagioli. Noi facciamo il pane, le pizze, cannoli, raffaiuoli, scauratielli, tutte cose del nostro paese. È una festa d'estate che stiamo cercando di portare avanti dopo 7-8 anni, anche se quest'anno c'è stato un po' di malcontento perché non tutte le persone hanno potuto partecipare con gli stand, quindi è stata un po' più, diciamo, partecipata e sentita. Che cosa ci proponete di particolare a questo stand? Ci stanno una varietà di dolci, infatti ci stanno i cannoli ricotta e pera e i cannoli cilentani e li rendiamo al momento, freschi. Poi ci stanno i castagnacci, ci stanno le torte della nonna, i struffoli, ci stanno le crostatine, le pesche, c'è una varietà, la torta pinguì, le chiacchiere caramellate, ci stanno anche il vino con le percoca. E poi c'è anche la torta al tiramisù. Tutto di bello fino a mo, perché un panino mi piace, un vino pure. È molto bella perché ci stanno tanti bambini, quindi noi possiamo fare più conoscenze con altri bambini e quindi siamo felici di questa festa. È vero, è molto bella e ci stanno tanti bambini con cui giocare. Ciao, che cosa ci dici di questa splendida festa? Questa è la prima volta per me perché non sono di Cannalonga, sono di Laurine, quindi ho visto che bene o male è una festa bella, la gente viene anche per stare un po' in compagnia, fare quattro chiacchiere. Ma insomma, sembra una festa di paese, sempre bello quando la gente è un po', c'è un po' di movimento in questo paese, no? E allora è buono che fanno un po' di festicciole, sì sì. Allora Antonia, che cosa ci proponi di buono stasera? Allora stasera c'è la braciola al sugo, un po' di antipasto paesano, prosciutto e formaggio, un po' di arrosto, la salsiccia, la pancetta, comunque il vino è locale, la cosa caratteristica è soprattutto il prosciutto e formaggio perché sono prodotti locali, proprio del posto, proprio di Cannalonga. Ci rivedremo con la bellissima Antonia alla Fiera della Fregagnola? Sì, sì, sicuramente, sì, sì. Vi aspettiamo numerosi, agli amici di Cilento Channel, a tutti i telespettatori, vi aspettiamo la settimana della Fiera, i 5 giorni della Fiera qui a Cannalonga. E allora ci rivedremo alla Fiera della Fregagnola con la bellissima Antonia, nonché anche collaboratrice di Cilento Channel. Grazie, grazie a tutti e grazie agli amici di Cilento Channel, grazie. Ma che vi posso dire? Che noi questa festa aspettiamo l'anno, perché è l'antifiera, perché la fiera da Fregagnola è diventata una cosa importante. Allora vuol dire che siamo contenti, che viene una gente dalla di paesi, chi si compra una cosa, chi è nata, e vuol dire che il paese sta in movimento, eppure noi stiamo in movimento, stiamo più, abbiamo gente. La tradizione. Ma bellissima. Bellissima, perché noi abbiamo stato sempre qua, no? Questa tradizione è antichissima. Io mi ricordo che ero piccola, piccola, e andiamo sopra la fiera dove stai Daniele. Da era la fiera che si svolgeva l'anno, perché non c'erano queste case. E io mi ricordo che andiamo bene, mettiamo un maialino, un pollastro, l'asino. Ma tante tante cose, io proprio con mamma, e mi ricordo da tanno fino adesso
e noi siamo contenti e felici perché è diventata una cosa mondiale.